Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie di aver partecipato a questo incontro che abbiamo pensato un po' per voi, consulenti del lavoro, imprese, perché abbiamo ritenuto, visto alcune segnalazioni che ci sono arrivate, che l'opportunità offerta dall'INAIL, cioè di uno sconto premiale sulle tariffe, specialmente poi in un periodo come questo attuale di crisi, è diciamo, sicuramente un'opportunità che le imprese possono cogliere. Detto questo, inviterei allora, il presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Laura D'Angelo, che è potuto intervenire, però c'è Vito Signorile che è... A nome del presidente, che è assente per concomitanti impegni professionali, di tutti i consulenti del lavoro, un ringraziamento ai rappresentanti delle istituzioni, con la speranza che anche queste piccole giornate, queste pillole possano servire per ulteriore tutela e rispetto della salute dei lavoratori sui luoghi incriminati. Il nuovo direttore regionale dell'INAIL, Enrico Susi. Grazie, che riunione più che puntare all'analisi dei dati, cioè non è questa l'occasione, vuole avere questo taglio, questa impostazione. Molto spesso l'ente cerca di, come in questi anni, di spogliarsi del suo ruolo di ente burocratico, di chi applica solamente le norme, non interessandosi delle controparti. Invece questo incontro serve, vorrebbe dare un po' vorrebbe avere questo taglio, cioè di avvicinare noi, qui infatti ci saranno delle colleghi che operano direttamente nell'analisi di questa materia, al lavoratore. Quindi un approccio, diciamo, consulenziale e non di tipo burocratico, fiscale, come siamo abituati a vedere. Un po' nella linea che abbiamo tracciato con l'iniziativa delle borse di studio dedicate a tecnici che possono accedere nelle aziende, si tratta solo di vedere queste norme come vanno interpretate, quale può essere il taglio migliore per accedere al finanziamento. Un'ultima cosa e ho finito. Approfitto del fatto di avere di fronte, penso, sia consulenti che magari aziende. Ai consulenti delle aziende dico questo, l'INE da anni, un po' come l'INS e tutti gli enti, ha intrapreso una politica di trasparenza. Voi potete accedere autenticandovi, fate l'autoliquidazione, potete vedere la situazione contabile di un'azienda, potete vedere la classificazione. Allora invito l'ingegner Corina, che è il responsabile tra l'altro regionale di questi enti, di poter in maniera sintetica e efficace spiegarci che cosa fanno i tecnici del CPT di Pescara presso i cantieri delle dita. Ben volentieri. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vogliamo velocemente parlare un pochettino degli enti paritetici che sono stati previsti e ben codificati già prima nella 66 e poi adesso nell'81, sia l'articolo 2 che l'articolo 51, e dove vengono affidate una serie di incombenze che vanno da quello che è la formazione e l'informazione per tutte le maestranze, per le imprese, tutto, alla attività che viene svolta direttamente sui cantieri. Gli enti paritetici normalmente sono suddivisi nella doppia veste della scuola edile e della CPT. In alcuni casi, come per la provincia di Pescara, i due enti sono stati unificati e l'ente unico in questo caso si chiama il Formeti di Pescara. Come vi ho accennato, si parla quindi di un'attività di formazione con tutta una serie di corsi specifici di formazione, per prima formazione delle 8 ore, formazione per gli RLS, formazione per gli RSPP, per i coordinatori, formazioni per l'antincendio, formazione per il primo soccorso, formazioni sull'utilizzo di attrezzature, macchinari, quindi sui ponteggi, sulle macchine movimento terra, sulle ponti e attrezzature autosollevanti. Quindi tutta una casistica piuttosto ampia che abbraccia tutte le problematiche del nostro campo di edilizia che vengono offerte gratuitamente, normalmente gratuitamente, alle maestranze e alle imprese associate. Io mi permetto solo di dire una cosa, cioè su questi modulari di cui adesso andremo a parlare vi accorgerete che in realtà non è poi così difficile dare risposte
e una parte importante di questi formulari riguarda proprio anche questa attività di formazione e informazione che noi diamo quotidianamente. Quindi se qualche ditta per quest'anno non ha le condizioni per poter usufruire di questi sgravi, ovviamente abbiamo un anno di tempo per lavorare insieme, perché per il prossimo anno poi possano anche loro rientrare in questa casistica e insomma con i tempi che corrono risparmiare non è male. La parola ai tre tecnici dell'INAIL, l'ingegner Visciotti, Eugenio Siciliano e Marilena Masciovecchio. Non ho sbagliato i nomi, però fatto. Sei bravo, allora, lo sappiamo. Se vuoi aggiungo alle sedi, vi organizzate. Ci auto-organizziamo. Allora, un saluto anche da parte mia, Eugenio Siciliano, coordinatore della Contra regionale. Come dire, benvenuti, ben trovati, un ringraziamento a Formedil che ci ha permesso Scuole Dire di essere qui questa mattina per questa iniziativa di prevenzione che, come dire, sta nell'alveo di quella che è la nuova missione dell'Istituto, no? Di fare prevenzione, oltre che fare cura e riabilitazione, reinserimento nel mondo del lavoro e via discorrendo. No? Qualcosa che ha portato questo istituto in questo più, sono circa tre lustri adesso, da ente assicuratore puro a qualcosa di diverso, a qualcosa di più complessivo che sta più vicino al mondo del lavoro, al lavoratore, in questa tutela globale. È stato detto prima, gli infortuni grazie a Dio stanno calando, l'anno scorso il direttore generale diceva che sono calati del 2%, gli infortuni mentali forse l'anno scorso sono scesi sotto ai 1000, quindi qualcosa che ci fa piacere, però che non è, come dire, non ci deve far abbassare la guardia e quindi dobbiamo comunque stare attenti e quindi dobbiamo lavorare e quindi dobbiamo con i nostri partner, con le aziende, con i lavoratori, con gli enti pubblici, con le ASL, le DPL, le CSDI, proporre qualcosa di concreto a questo mondo di lavoro, in cui, a questo mondo del lavoro per tutelare meglio i lavoratori. La dottoressa Masciovecchio ci parlerà degli aspetti amministrativi e dopo vedremo un po' gli aspetti più tecnici, nel senso di capire se abbiamo i presupposti tecnici rispetto ad alcuni interventi per poter far sì che le aziende beneficino di questo scopo. Va bene? Dottoressa Masciovecchio ci presenterà gli aspetti amministrativi. Allora, buongiorno, io sono Mariela Masciovecchio e sono un funzionario amministrativo che opera nella direzione regionale Abruzzo, l'INAIL, e più specificatamente nel processo aziende. Il nostro processo in direzione regionale ha un compito di funzioni specifiche che sono di indirizzo, controllo e coordinamento delle sedi territoriali che voi forse più direttamente conoscete perché sono i luoghi in cui vi rivolgete quando avete necessità o comunque avete bisogno di sapere qualcosa, no? Ecco, noi siamo quell'ente, quell'ufficio che coordina tutte queste sedi territoriali e all'interno di questo articolo 24 MAT abbiamo anche una funzione operativa, nel senso che ci raccordiamo con i professionisti della Conta. Parliamo di questo articolo 24 MAT che sostanzialmente riconosce una riduzione del premio, del costo del premio dell'INAIL a tutte quelle aziende che si trovano, che hanno superato il primo biennio di attività e che hanno posto in essere interventi migliorativi per quanto riguarda le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro. A cosa serve in buona sostanza questo articolo 24 MAP? Serve ad ottenere un'oscillazione del tasso che vale dal 5, ad oggi vale dal 5 al 10% in base al numero dei lavoratori anno. Quindi se l'azienda occupa meno di 500 lavoratori anno ha diritto al 10% della riduzione, di oscillazione del tasso. Se occupa più di 500 lavoratori anno al 5%. Come vediamo, l'oscillazione risulterà essere veramente molto importante per le aziende piccole, diminuirà man mano nell'importanza dell'oscillazione, ma comunque è una riduzione significativa. Bisogna avere alcuni presupposti e questi presupposti sono la regolarità contributiva e assicurativa, l'osservanza delle norme stabilite dalla legge in materia di prevenzione di igiene del lavoro e in più aver posto interventi migliorativi che vanno oltre queste norme, sempre in materia di prevenzione di igiene del lavoro. A questo, già da qualche anno, insomma, al momento della presentazione dell'istanza, la ditta deve aver presentato un'autocertificazione
di cui all'allegato A di questo decreto ministeriale 24/10/2007 che attesti tutto questo. Un altro presupposto quale era? Era aver posto in essere interventi migliorativi oltre la normativa. Quindi è questo qui. Adesso su questo aspetto poi entreranno meglio nello specifico i tecnici, i professionisti della conta. In più, le aziende che hanno più unità produttive devono presentare più istanze. Bisogna presentare queste istanze alle sedi INAIL territorialmente competenti. Quindi se ci sono parte che ricadono nel territorio di Pescara, bisognerà presentare un'istanza alla sede di Pescara. Se la stessa azienda è titolare di parte ricadenti nella sede di Chieti, nel territorio della sede di Chieti, deve presentare un'altra istanza alla sede di Chieti. C'è l'ingegner Bisciotti della struttura Condalp, professionista della struttura Condalp, che ci illustrerà alcuni elementi. Innanzitutto tutto il discorso del lotti 24, c'è la volontarietà, il beneficio. Viene erogato a richiesta del datore di lavoro, quindi non c'è un tra virgolette adempimento di più. Chi vuole ottenere questo sconto bussa, fa domanda, presenta quello che deve presentare e lo ottiene. Un altro aspetto fondante è tutto il modello di fatto, è una grande autocertificazione. Tutto si regge sull'autocertificazione del datore di lavoro. Come al solito, dietro ogni autocertificazione ci possono essere eventuali verifiche ex post. L'altro aspetto importante è il discorso della temporaneità, il beneficio viene concesso di anno in anno, quindi la domanda va rinnovata ogni anno. E poi diciamo che siamo un anno sfalsati, diciamo che la domanda per il 2011 viene fatta entro il 28 febbraio sulla base dell'attività prevenzionale svolta dal datore di lavoro nell'anno solare 2010, quindi entro fine febbraio il datore di lavoro farà domanda e dirà: nell'anno solare 2010 ho fatto queste attività prevenzionali aggiuntive. Bene. Questo è grosso modo l'andamento delle patte che ci sono e chi lo chiede, l'oscillazione del tasso. Quante sono relativamente poco, perché ve lo potrei dire io, forse l'avete capito lavorando comito a comito con il datore di lavoro. Comunque fatto sta che lo stato attuale meno del 5% delle imprese è interessata ad avere questo sconto. Questa è la domanda, così andiamo sul concreto e lo vediamo velocemente in quelli che sono gli aspetti. Un'altra criticità che ci potrebbe essere è che normalmente in un profilo aziendale medio chi sa le attività che sono state fatte non è la stessa persona interna o esterna che compila questo modulo. Quindi l'azienda è auto-organizzata sulla sicurezza, ovviamente con un meccanismo che va oltre quello che prevede l'81, che sicuramente lo copre l'81, ma che va oltre, e quindi diciamo i processi prevenzionali aziendali sono predefiniti e sono in qualche modo sotto controllo. Non significa che l'azienda è al sicuro in sé, assolutamente, magari fosse così, però diciamo che il sistema prevenzionale aziendale, lo dico il modello, ma è molto più semplice, perché poi l'anno scorso andando a scavare siamo andati a litigare con gli enti di certificazione, la cosa è un pochino complicata da spiegare. Fatto sta che adesso se uno è certificato di parte terza ad un accreditato, basta che allega l'attestato, in tutti gli altri casi compila questo allegato. Ovviamente come comincerà questo allegato? Dimmi che standard hai preso a riferimento, potrebbe essere OSA 18.000, potrebbe essere linee guida UNINEL eccetera. Basta con due, diciamo. Se clicchi un attimo, c'è pure da allegare quello che è il documento di politica della salute e sicurezza. Se clicchi lo fa vedere. Quindi comincia a dire: dammi il tuo documento della politica, indicami che della salute e sicurezza sul lavoro, che è quella cosa che normalmente nelle aziende diciamo più strutturate pende all'ingresso, dove si fa vedere la fotografia del titolare, fondatore, lì vicino, insomma. Indicami quale norma hai preso a riferimento e poi mi devi dare esempio nella pratica e viene negato. L'arcantone viene negato. Come se fosse un autotest, no? Io azienda verifico che devo avere, perché i sistemi di gestione prevedono che ci siano tutti quegli elementi. Altro aspetto che viene che può essere premiato è il discorso se a seguito della formazione viene fatta la verifica dell'apprendimento. Questo qualche volta viene fatto, ma non è strettamente obbligatorio per legge. Quindi cos'è il test alla fine della formazione dei carrellisti? Ti faccio fare il test. Come forme, visto che se entreranno in vigore i nuovi sconti, che sono assolutamente interessanti perché arrivano fino al 30%, siamo assolutamente disponibili a aiutare imprese, consulenti,
a mettere a punto tutti quegli interventi aggiuntivi, perché poi mi rendo conto che poi concretamente ci vuole qualcuno che vada nell'impresa e gli dica: guarda, devi mettere a punto questo tipo di intervento. Se l'azienda mandasse il proprio preposto a formarsi, quindi presso di noi, può, che è un di più, quindi siccome non c'è scritto deve essere organizzata la formazione in collaborazione, ma può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici. Sì, però può aggiuntivo per i preposti, può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, mentre i lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici. Il modello vuole incentivare dicendo: io sono disposto ad arrivare al 30%, 30% non è poco, perlomeno arrivo a dire. Manca sempre il lavoratore quando facciamo queste riunioni, che poi la parte direttamente interessata, mi sarebbe anche interessante sentire l'opinione. È andato via. No, io ci vado, anche mi sento, quindi mi permetto anche di rappresentare quello che dicono anche loro. Ma noi che ci guadagniamo? Non ci guadagniamo mai niente. Allora, su questo 30% che al limite ci guadagnano le imprese, se ci vedessero un guadagno anche loro, magari un 5% sul 30%, è probabile pure che magari siano incentivati loro stessi a fare meglio. Però a noi ci basta una cosa, che si facciano meno e si facciano male sempre meno lavoratori. Quindi il premio INAE lo paga solo il datore di lavoro. Io sono ancora perseguito da gente che mi viene a dire: no, perché noi contribuiamo, a noi lavoratori. Non è così. Questa, nella notte dei tempi, l'assicurazione INAE è nata come una forma di assicurazione privata. Ringrazio tutti, siamo a disposizione, anzi direi appena usciranno, magari in prossimi dibattiti, potremmo organizzare un altro incontro, quello sui finanziamenti dell'INAI, per tutti gli effetti di procedura.